siamo riusciti ad arrivare comunque in testa, anche se il distacco non è moltissimo. Secondo me è un segnale del desiderio di Monteverchini di far rinascere questa città e di cambiare pagina totalmente, quindi siamo molto soddisfatti. Silvia Chiassai, candidata a sindaco del centrodestra al comune di Montevarchi, non nasconde la sua soddisfazione per aver non solo strappato il ballottaggio in un comune storicamente di sinistra, ma per averlo fatto arrivando in testa ai 5 candidati. Il suo 34,5% dei consensi è il dato migliore, appena sotto quello del candidato Paolo Antonio Ricci del PD, con il 31,2%, e si ricomincia la battaglia con programmi e prospettive. C'è stato negli ultimi anni un peggioramento della qualità nella nostra vallata, come nel resto della regione, che, come ho ribadito più volte, va fermato, e soltanto un sindaco di un'altra corrente politica che può fare vera opposizione alla regione può permettere alla vallata di salvare l'ospedale e di garantire i servizi a tutti i cittadini. L'altro aspetto sicuramente sono i giovani, lo sport, tutto ciò che darà futuro alla nostra città, compresa l'aspetto economico, investire nel rilancio della città partendo proprio dalle risorse e dalle ricchezze che Montevarchi offre, che vanno dalla cultura, dall'arte, al turismo, fino alle aziende più o meno grandi, agli agricoltori, all'artigianato. Abbiamo tanti fiori all'occhiello, abbiamo tante bellezze che secondo me non sono state messe a sistema, non c'è stata una progettualità per credere in Montevarchi, per rilanciata quindi in tutti i modi, adesso più che mai, prima in primis nel Val d'Arno, riprendendoci anche la presidenza della conferenza dei sindaci che ci spetta, e poi per rilanciarla anche a livello nazionale, internazionale, con il turismo. Il candidato Paolo Ricci, per bocca di un suo rappresentante che abbiamo incontrato al punto elettorale, si dichiara pronto alla battaglia. Ago della bilancia potrebbero essere i voti, che in percentuale sono il 19,2%, portati a casa al primo turno dal sindaco uscente Francesco Maria Grasso. Ma intanto il risultato non ci piace, quindi naturalmente faremo le nostre valutazioni e dobbiamo capire dove ci sono stati gli errori e come intervenire nel ballottaggio. Il ballottaggio parte da 0-0, dobbiamo valutare un po' tutte le ipotesi che ci sono e naturalmente riuscire a far passare l'idea che il nostro candidato Paolo Ricci è un candidato ottimo per la città. PD di Montevarchi dovrà naturalmente fare un grande esame di coscienza, perché quando si perdono 2.000 voti nell'arco di un anno dei problemi ci sono, e quindi ci sono problemi di direzione, problemi di politica, problemi di ascolto, problemi di organizzazione, che il PD farà bene a tenerne di conto a tutti i livelli.